Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Diciamo che abbiamo lasciato inalterato quello che è il zoccolo duro della squadra, abbiamo rinnovato in tutti quegli elementi che avevano trovato poco spazio e abbiamo messo dentro tutta gente che ci auguriamo vada in pianta stabile a dare un aiuto concreto, un supporto concreto al Palermo. Giocatori sono Fabbrini, gioca in Italia, quindi penso che lo conoscete tutti, talento. Beh, ora mi piace divertirmi un po', sarà la nostra Gioconda. Mi piace questa cosa? La faccia nostra che c'ha. E, ragazzo di talento, giocatore, ci auguriamo e glielo auguro possa dare il suo marchio al Palermo ma anche al calcio italiano, perché è uno dei talenti più vivi del nostro calcio. Ruolo, compiti, ripeto, non mi dilungo perché lo conoscete. Alessandro Paolini è centrocampista centrale, gioca nel Queen's Park Rangers, giocava prima in Argentina, è un calciatore argentino. A questo proposito, sempre fatto apposta, io lo conoscevo dai tempi dell'Istituto B, sempre fatto apposta che il Palermo abbia preso diversi giocatori argentini, è un caso, sono dei buoni giocatori che secondo noi potevano dare un miglioramento a quella che era la nostra rosa. Assolutamente nessun tentativo di emulazione di altri progetti, noi andiamo avanti per la nostra strada, come penso sia un centrocampista centrale di grandissimo spessore tecnico e tattico. È un giocatore che in Italia non conoscono molto, ma penso che impareranno a conoscerlo. Va a migliorare un reparto che già di per sé conta sulla presenza di diversi giocatori importanti e noi ci auguriamo veramente che possa dare il suo apporto e rimanere tanti anni con noi. Detto questo, io mi fermo qui e passo la parola a voi con le domande ai ragazzi. Io l'ho detto e lo ripeto, penso che il Palermo sarà l'ultima esperienza mia nel mondo del calcio, che possa durare 10 anni, che possa durare un giorno, ma sarà l'ultima esperienza mia nel mondo del calcio. Stanchezza, abbiamo fatto 23 operazioni, 13 in uscita, 10 in entrata, in un mese di tour de force, quindi diciamo che non so da dove sia venuta fuori questa cosa, però non mi va proprio di commentarla. L'unica certezza, l'ho detto e lo ripeto, è l'ultimo progetto che io abbraccio e lo faccio con tutta la passione, con tutto l'amore possibile. Avreste potuto farmi anche qualche altra domanda che circola, ho sentito voci qua a Palermo. Fantasie, cose talmente basse, talmente squallide, sì, però sono cose brutte che alla fine insomma, dopo tanti anni, no, la domanda che ti poni è: ma Gesù Cristo l'avrò ammazzato io? Non l'ho messo in croce io, quindi io ripeto, ho già resettato tutto nella mia mente. La mia mente è solo Palermo, e Palermo per quello che può essere il presente, che è un presente di grande difficoltà,
per quello che può essere il futuro prossimo, e quindi non ho nessun'altra idea in testa, anzi, attualmente faccio il mio lavoro a Palermo, se proprio la vogliamo buttare sul vil denaro, quasi gratis, quindi le chiacchiere stanno a zero, se ne porta via il vento, io ho sposato questa causa, abbiamo un buon rapporto con il presidente ha voglia di fare le cose fatte bene, a differenza di quello che hanno detto in passato, che voleva mollare, voleva di smettere, come si suol dire, non è così. Io entusiasmo, voglia di fare, certamente viviamo un momento brutto che tutti noi dobbiamo cercare di tirarci fuori. Non sarà facile, però ci sono le condizioni per poterlo fare tutti insieme, senza fasciarsi mai la testa prima che ce l'abbiano rotta, lavorando fino all'ultimo, cercando di portare in porto questa barca e di salvare il Palermo e poi ripartire, perché il Palermo merita, è una piazza che merita una competitività di primo livello. Le motivazioni me le trovo da solo quando non ce le ho. Io sono in perenne conflitto con se stesso, faccio la guerra con la Cina da solo, quindi non mi creo problemi di nessun tipo. Vado avanti, credo nelle cose che faccio e ripeto, in questo momento ho solo una cosa nella testa, nella salvezza del Palermo. Tutto il resto, chiacchiere, fantasia. Certo che le chiacchiere, soprattutto se vengono da ambienti vicini a noi, sono chiacchiere che ti fanno riflettere, no? Io ho letto una mail addirittura di qualcuno dei nostri a un club rosa-nero, girl, rosa, da denuncia penale. Ma poi le cose le vado a vedere quando è il momento. No, niente, questa è la conferenza di quei ragazzi, poi sono cose un pochino squalliduce, no? Riprese dai siti scandalistici, dai siti dei tifosi, cose che lasciano il tempo che trovano. Ti avete fatto impazzire questo? Cioè, a mezzanotte si può, pronto, ma senza presentarsi, novità, ma chi sei? Novità. E le vengo in attesa, ci sono delle novità. A mezzanotte. Poveri. Ma se vuoi venire. No, se vuoi venire da un campo, no? Non si cammina, non si cammina. Gli spiegavo io a sti ragazzi, no? C'è stata un'evoluzione incredibile. Perché io mi ricordo un 20 anni fa e passa, giravano i cosiddetti mediatori, c'erano 5-6, no? Canonici. Poi quando la figura. Non me ne voglio qualche amico mio presente che fa sto mestiere, dei procuratori, che al di là di quelli professionali, no? E qua ce n'è uno, ne sono usciti fuori a migliaia di giovani che si mettevano l'asciugamano nel taschino, il vestito scuro, tutti là dice, sono il procuratore, tu mai visto? Cioè, da quando lo fai? Quindi, ora sta figura è stata soppiantata, al mercato ci sono solo ragazzi, ma tanti! Radio, televisione, giornalisti si infilano nelle stanze, sono ai piani, di tutto e di più. No, ma voi siete diversi, ora purtroppo c'è queste esigenze delle trasmissioni, le radio, i siti, dobbiamo dare la notizia prima, cosa. Ma se questa di tutto spot è stata bellissima. Guardate la trattativa, Miccoli Bianchi, bellissima. E ieri sera sul tavolo, eravamo io e Caio, ridevamo, no? Allora, io non ho mai chiesto Bianca a Torino, lui non mi ha mai chiesto Mirko a me, non sono mai, eppure tutto sport per giorni interi ha inventato una tattica, anche con le cifre, 3 milioni, però c'è una differenza di 1 milione, cioè, c'è scritto gioco, no? Arrivava là, un giocatore di scadenza tra 3 mesi gli andava a dare Mirko e 2 milioni,
Niente più, c'è la donna, non posso andare avanti. quella di tennis non è tanto buffa. Una cagata. Scusate, letterale. Lettera, l'Atalanta c'ha mezzo attaccante. Cioè, poi dopo ho letto anche un intervento di come si chiama? Stens. Vogliamo destabilizzare. A tennis io ci dico, noi non abbiamo da destabilizzare niente. Lo aspettiamo a braccia aperte. Come aspettiamo tutta l'Atalanta. Non è che abbiamo da destabilizzare nessuno. Quindi non abbiamo. Non facciamo ricorso a queste stupidaggini, però voglio dire, nascono delle cose, si capisce, il calcio mercato, le voci nascono, però ragazzi, quella che va avanti giorno dopo giorno con la descrizione della trattativa, eccetera, eccetera.